onore ascolta. Gloria a Dio. La parola di Dio che ti fa del bene, ti fa riflettere, ti fa capire la verità. Alleluia. Ti illumina la parola di Dio. Ebrei capitolo 9 dice, alleluia, è stabilito per tutti gli uomini che muoiano una volta sola, dopodiché ci sarà il giudizio. Gloria a Dio. Noi siamo di passaggio, un giorno verrà un giudizio. Credi in Gesù, Gesù ti illuminerà, ti salverà, cambierà il tuo cuore, cambierà la tua vita. Gloria a Dio. Chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato. Credi. Alleluia. Gloria a Dio. Questa è l'unica verità, la parola di Dio. Gloria a Dio, alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vuole illuminare il tuo cuore, perché Gesù Cristo è venuto a salvare ciò che era perduto. L'ha detto il Signore, è scritto qui. Qui abbiamo la parola, gloria, la verità. Al Signore. Qui abbiamo gli insegnamenti del Maestro. Gesù Cristo è il Maestro. Lui vuole insegnarti. Lui vuole guidarti. Lui vuole illuminarti. Lui vuole, alleluia, cambiare la tua vita, cambiare il tuo cuore, perché Lui, alleluia, è morto sulla croce per noi. Egli ha sofferto per ognuno di noi. Lui ha sofferto su quella croce. Lo ha fatto per amore nostro. Alleluia. Gloria al Signore. La terra passeranno, ma le mie parole durano in eterno. Alleluia. L'ha detto Gesù. Gloria. L'ha detto il Messia, il Salvatore, il Figlio di Dio. Gesù Cristo è l'unica speranza. Città di Milano, siamo negli ultimi tempi. Convertitevi. Gloria a Dio, alleluia. Al Signore. Gloria a Dio. Perché il regno di Dio è vicino. Questo mondo passerà. Siamo di passaggio in questa terra. Bisogna pentirsi dei peccati. Alleluia. E dobbiamo veramente seguire la via del Signore. Città di Milano. Non seguire più la via larga, non seguire più la corrente che seguono tutti, la corrente di questo mondo peccaminoso. Gesù ha una speranza per te. Gesù Cristo vuole darti la pace. Guarda che bene. La parola di Gesù Cristo è l'acqua della vita. Gloria a Dio. O voi che siete assetati, venite alle acque. Alleluia. Così dice Dio tramite il profeta Isaia. Amen. È scritto Isaia 55. O voi che siete assetati, venite alle acque, dice il Signore. Alleluia. Venite, porgete l'orecchio, ascoltate la mia parola e la vostra anima vivrà. Tu hai un'anima, carissimo, carissima, che ascolti, tu hai un'anima. Non pensare solo al corpo, non pensare solo ai bei vestiti, alle belle pettinature, alle belle acconciature, all'esteriorità, alla bellezza fisica. Tu hai un'anima. La cosa più importante è avere un cuore puro, avere un'anima pura. La cosa più importante, alleluia, è avere la presenza di Dio nei nostri cuori.
avere lo Spirito di Dio nei nostri cuori, avere la pace nei nostri cuori. Oh Cristo, vuole illuminare la tua anima. Ascolta, caro, tu non sei solo un corpo che cammina, il corpo cammina, ma è l'anima dentro che dà vita al corpo. Se la tua anima esce dal corpo, muori! Noi abbiamo un'anima. Milano non essere una città materialistica, una città carnale, non essere un uomo carnale, non essere una donna carnale, non pensare solo ai desideri della carne, perché la Bibbia dice che i desideri della carne portano alla perdizione. Cari, noi abbiamo un'anima, ragazzo, hai un'anima. Dove andrà la tua anima? Dopo la morte. Gloria a Dio. La morte arriverà per tutti e noi non sappiamo quando arriva. Dobbiamo essere pronti in ogni momento. Alleluia. Vi do un esempio. Io adesso sono qui a predicare, ad annunciare la parola di Dio, ma io non so se domani mi sveglierò. Questa notte potrei morire. È così, parlo per me. Ma io so dove vado, perché il mio cuore, alleluia, appartiene a Gesù Cristo. Gloria a Dio. La mia anima è nelle mani di Gesù Cristo. Se io muoio questa notte, sono in pace. So dove vado, ma oggi tante persone non lo sanno. Vivono come ciechi, vivono nei peccati, vivono nei piaceri, nei desideri. E se muoiono, vanno all'inferno. È così. Gesù non vuole che tu vada all'inferno. Gesù vuole darti la salvezza. Basta Devi credere che Lui è morto sulla croce per darci la salvezza. Lui è vivo. Lui è reale. Lui è risorto. Gesù Cristo non è una statua, è un'immagine di legno. Lui è il Re dei Re. Credi in Lui, Lui è il Re dei Re. Alleluia. Gesù ti ama. Gesù non ti vuole condannare per i tuoi peccati, Lui ti vuole perdonare. Ma se tu non accogli il suo perdono, se tu non credi, se tu non ti converti, se tu non ti penti, ti perderai nei tuoi peccati. Gesù non vuole questo, perché Dio è amore. Gloria a Dio. Dio è misericordia. Alleluia. Dio vuole salvare anche il peggiore dei peccatori. Ma noi dobbiamo avere la fede, cari di Milano. Ecco perché dicevo prima, non essere un uomo materialistico, una donna materialistica. Non pensare solo alle cose terrene, alle cose materiali, ai piaceri di questa vita. Dobbiamo avere la fede. La fede è la fede.